inutili contaminazioni, servono solo alle lobby le intrusioni nei contesti naturali, e lo scopo è solo il potere, il controllo, denaro, molto molto denaro. Ha ragione chi li sente stanchi non di lottare, perché per quello nessuno di loro allenta la presa. Sono stanchi per le aggressioni, stanchi per l'imbroglio continuo della non volontà delle controparti di dibattere una soluzione anche di compromesso. Mettiamoci poi la polizia con gli arresti arbitrari, le continue provocazioni. Mettiamoci pure i media con la volgare disinformazione, o peggio, l'informazione a pagamento, e non parliamo della politica che cerca di manovrare a proprio vantaggio questa protesta che dovrebbe coinvolgere tutti coloro che credono ancora nel futuro. Io dico che è facile da qui, dalla mia tastiera stuzzicante con la birretta accanto, fare protesta, è vero, vale anche questa, certamente, ma non andiamoci, ma andiamoci anche un paio d'ore a vedere l'arena in cui questi ragazzi si giocano la libertà cercandola, a vedere come si gestisce un presidio con l'unico desiderio di non farlo diventare un grande bordello, giusto per passare le notti in compagnia. No, è tutto sofferto, costoso, inevitabile, inevitabilmente pesante, ma pieno di quel sanissimo desiderio di vincere su un'incredibile ingiustizia. Mi ha detto cose molto belle Max, uno di loro. Ha detto delle cose che anch'io dicevo nel 70, quando insieme agli operai si gridava a Palermo, a Roma, contro quello stato sociale di marca ancora troppo fascista, e che riformulavo nel 73, quando Valpreda mi spiegava la sua poesia mentre io gli domandavo di Castro e della libertà. Quanto è distante quel tempo, ma quanto mi invoglia gridare no mus, noi siamo poeti, ho detto loro, ed è nostro preciso dovere dare una mano, dobbiamo alzare il tiro, gridare attraverso la poesia, lanciando il nostro messaggio e facendolo esplodere all'ombrello, affinché al sacrificio di quei ragazzi si aggiunga potente anche la nostra voce. In realtà per alcuni di noi non è inedita, perché è fatta a Ragusa. Sì. Suiano! Ma è sempre emozionante. Ma chi è Brucoli sta cosa? Ma chi è Brucoli? C'è stato...